Ciao, benvenuto a mio podcasting, stagione 17. Da questa stagione il format dei podcast è leggermente mutato. Le puntate di mio podcasting, numerate e seguite dalla lettera R, stanno per reaction, ossia un commento o una reazione a dei contenuti esterni. Io ho comunque visionato e se vorrete li potete trovare come sempre in descrizione, linkati in descrizione per espandere il tema. Invece per tutti gli altri episodi di mio podcasting semplicemente numerati, ecco, potete fare riferimento ai miei blog, mia fantascienza blogspot.com, la freccia della storia blogspot.com, paleocontatto blogspot.com e infine anche il blog che ho chiuso di recente, mioradarblogspot.com. Stagione 17, episodio 197 R. Ciao, mio podcasting. La guerra e il mondo, questo è un podcast di reazione. Questo webinar che lo potete trovare linkato in descrizione. È un podcast interessante da visionare, interamente centrato sulla fiaba Theodem Guerra Fondaia. Le domande più importanti del webinar però sono uscite verso la fine e sono rimaste appese per aria. Che cosa ce ne facciamo della sovranità nazionale di uno Stato? Bah, bisognerebbe chiederlo ai 7.168 lingue e dialetti diversi che si parlano sul pianeta Terra. Bisognerebbe chiederlo ai 205 Stati nazionali presenti sul pianeta Terra. Bisognerebbe chiederlo ad almeno 205 diritti oggettivi e soggettivi diversi presenti sul pianeta Terra. Bisognerebbe chiederlo alle 5.000 monete diverse che circolano sul pianeta Terra. Bisognerebbe chiederlo alle 30.000 religioni, dottrine, culti tribali diversi che esistono sul pianeta Terra. Bisognerebbe chiederlo ai 3 paradigmi ideologici economici, economia collettivista, economia di mercato, economia capital collettivista, che esistono sul pianeta Terra. Bisognerebbe chiedere all'infinità di usi e costumi diversi presenti sul pianeta Terra. Gli esseri umani di pianeta Terra sono eterogenei, non sono stati prodotti da un'unica catena di montaggio. Che cosa ce ne facciamo della sovranità di uno Stato nazionale? L'ONU nacque dalle ceneri della Società delle Nazioni, l'ONU non è servito praticamente a nulla ed è costato sino ad oggi gozzilioni di miliardi di dollari, pur non avendo impedito ONU nessuna delle guerre che è detonata dopo il 1945. Diciamocela tutta nei denti, l'ONU ebbe a morire in culla nel 1950 con la detonazione della guerra di Corea. Poi ONU è sopravvissuta a se stesso, divorando tonnellate di tartine e liti di champagne a colpi di roboanti rutti e buffet molto ricchi e sofisticati. Lo saprete meglio di me, l'invenzione degli stati nazionali è, se non mi ricordo male, circa del 1200 d.C. circa. Altro non è stato inventato dall'umanità. Ecco, tanto per dire, anche i macro stati come le federazioni, ad esempio Stati Uniti d'America, oppure i grandi e popolosi stati nazionali di Cina o comunità degli stati indipendenti, oppure India, sono tutti degli stati nazionali, perché altro non è, praticamente altro non è stato inventato dal circa 1200-1100 circa, se non andando a memoria. Ecco, se avete delle nuove, se il relatore del webinar, che potete trovare linkato in descrizione, avesse delle buone idee per mandare in pensione lo Stato nazionale,
forse era meglio, a mio avviso, se le esponeva nel podcast, perché io non ci ho capito che cosa va proponendo. Che cosa ce ne facciamo della sovranità di uno Stato nazionale? Ma mi pare evidente che senza diritto oggettivo e soggettivo non può esistere economia. Senza economia non c'è benessere diffuso, e questo a prescindere dal paradigma ideologico-economico usato per creare benessere. La sovranità di uno Stato nazionale si porta con sé il concetto di moneta legale. Senza moneta non c'è economia, senza economia non c'è benessere diffuso. Senza uno Stato nazionale, con una polizia che assicura l'ordine interno ed una qualche forma di magistratura che assicuri la certezza della pena, il diritto oggettivo e soggettivo non ha nessuna cogenza. In assenza di cogenza del diritto oggettivo e soggettivo non c'è moneta, non c'è economia. In assenza di economia non c'è benessere diffuso. La cosiddetta sovranità, tra virgolette, ossia il riconoscimento dell'esistenza di uno Stato nazionale, passa dal fatto che lo Stato nazionale abbia una forza militare che produca deterrenza e garantisca, il proprio diritto ad esistere. Sono premesse indispensabili perché nello Stato nazionale è concepito l'idea che possa esistere il diritto oggettivo e soggettivo, la moneta, l'economia, il benessere diffuso e la preservazione di tale benessere diffuso in senso prospettico. Che cosa ce ne facciamo della sovranità di uno Stato nazionale? Beh, la sovranità e l'istituzione di uno Stato nazionale, di qualunque forma esso sia, monarchia assoluta, monarchia costituzionale, Repubblica presidenziale, Repubblica semipresidenziale, Repubblica parlamentare, Repubblica democratica, dittatura, dittatura teologica, dittatura militare, Stato tribale o proprio Stato in protettorato, ecco, sono tutte forme strumentali ad avere un benessere diffuso nella società. La storia, severa maestra di vita, insegna che uno Stato nazionale può collassare per varie ragioni, involvendosi in un caos, ad esempio come quello medievale che piagò la penisola italica dal 476 d.C. sino al 1871, per circa 1395 anni. Probabilmente il relatore del webinar, a cui questo podcast è un commento, si è scordato o ha perso di vista i 1395 anni che dividono la caduta dell'Impero Romano fino alla nascita dello Stato italiano nel 1871. Critiche puntuali su affermazioni veramente fuori dalla realtà storica. Le democrazie non fanno guerre. Falso. Confrontare con gli Stati Uniti, un mondo unipolare in cui si fecero guerre per esportare la democrazia a cannonate, semplicemente perché si doveva svuotare i magazzini delle armi che si erano accatastate durante la guerra fredda, prima di poterne costruire delle nuove e più potenti. Due democrazie non si sono mai combattute. Falso. Confrontare con 1861-1865, guerra di secessione americana. Confrontare con Prima Guerra Mondiale 1914-1918, qui abbiamo monarchie costituzionali contro repubbliche o monarchie costituzionali. Confrontare con guerre napoleoniche, monarchie assolute contro monarchie costituzionali. Una democrazia non ha mai iniziato una guerra. Falso. Confrontare con le guerre indiane nel XIX secolo in USA. Confrontare con la guerra USA contro Messico 1846. Confrontare la guerra di confine USA-Messico tra il 1910 e il 1916. Confrontare con sbarco Isola di Grenada nel 1983. Confrontare con guerra in Iraq nel 2003.
Per carità, la storia è pure piena di guerre, di dittature e democrazie popolari che ne hanno iniziate di guerre. Però l'affermazione «una democrazia non ha mai iniziato una guerra» è una frase falsa storicamente. Una democrazia sconfigge sempre un altro contendente in una guerra. Falso. Confrontare con gli innumerevoli colpi di Stato della CIA in Sud America durante la Guerra Fredda. La storia, severa maestra di vita, insegna ben altro. 1. La democrazia è un fugace esempio istituzionale in tutta la storia dell'uomo. 2. Le istituzioni più comuni nella storia umana sono le monarchie. 3. Perché uno Stato nazionale evolva a democrazia, occorre solitamente un tributo di sangue da pagare, tranne per i casi di Australia, Canada e Grecia. Quindi, escludendo questi tre casi in cui si sono evolute democrazie senza pagare un tributo di sangue, in modo da dover distruggere le forze avverse che si oppongono all'evoluzione di una democrazia, quindi una forma di Stato che evolva verso una democrazia esige un tributo di sangue per opporsi alle forze avverse, possono essere interne oppure possono essere esterne. 4. La democrazia non è un istituto che si può esportare a colpi di cannonate, come il brand McDonald's. Ecco, questa è una serie di commenti feroci, puntuali, riferiti al podcast che potete trovare linkato in descrizione. Tutto un programma da Guerra e il Mondo, ecco il link, lo trovate in descrizione. Prima di ascoltare questo podcast, a mio avviso, vi consiglio di andare a finire il podcast linkato in descrizione, un podcast interessante, interamente centrato nella fiaba Theodem Guerra Fondaia, a cui questo webinar è una reazione. Per questa puntata è un po' tutto, ciao, alla prossima!